Dobbiamo iniziare l'intervista, cioè sta chitarra qua di... È mia, scusate. Marianne Mirage, all'Hot Corner, Eccola. Come stai? C'è sempre prima lei di me. Ovviamente. Ti aiuto, Dove mi metto? Qua? Ma no, mettilo qua, dai. Come? Io non sono Questi capace. vezzi da cantante, subito il microfono. Oh. Come stai? Possiamo partire, Chuck, via. Vai, Chuck. Marianne Mirage prima, come stai? Bene, tu? Bene, bene. Sempre Dicevamo bello prima vederti. che, grazie cara, ci siamo visti 2 anni fa all'altro corner a Roma, alla Festa del Cinema. Poi ci siamo visti qui a Milano e adesso ritorniamo per un'occasione però bella, 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 no? bella, Bella. Perché poi diciamo c'è anche bella. chi dice, ma Marianne Mirage, ma perché? Perché sono ignoranti. Perché noi in realtà siamo Ma noi sempre siamo partiti da uniti. Paolo Genovese, The Place, e Esatto. quindi il gancio del cinema. Poi tu hai fatto un disco da poco, che per me è una delle cose più belle che ho sentito nel 2021, però posso dire, posso No, dire. ho bisogno di stringerti. Che Grazie. si chiama Mirage e che inizia con 2 canzoni, con 2 titoli, così Un proprio. omaggio. Deserto Rosso e l'Eclisse, così, un Antonioni. Non lo, Partiamo da lì. non dovevi dire Antonio, volevo vedere Vabbè, quanta ma gente quelli di l'avrebbe Hotcore, indovinato così. vabbè, ma qui Hotcore Lo so, siamo... però sai, bisogna sempre fare un Qui po' Hotcore di... mastichiamo pane e cinema. Sì. Io voglio sapere perché. Ma diciamo che questa quarantena è stata strana un po' per tutti, questi 2 anni di quarantena in realtà Ci hanno ci hanno segnato. segnato e a me in realtà mi hanno molto risvegliato. E ho fatto tantissimo yoga, io già lo facevo, però mi ha portato in una dimensione di ascolto ancora maggiore. E quindi attraverso la meditazione, attraverso il silenzio, il ricontatto con la natura, ho riascoltato anche la musica in un modo diverso. Ma è E anche il cinema, hai rivisto i film di rivisto, Antonioni? ho rivisto alcuni film e ovviamente li ho visti in un modo diverso perché il tempo era dilatato. Se pensi anche a Deserto Rosso, vederlo in Certo. un modo più dilatato e soprattutto anche soffermarsi sui suoni della colonna sonora, e ovviamente ti restituisce completamente un'altra sensazione. E quindi questo disco qui è nato proprio alla ricerca con l'intento di fare un viaggio, e quindi anche le parti sonore sono state pensate proprio per non avere sempre quella scadenza del tempo, Sì, tra l'altro no? devo dire che proprio il concetto di viaggio ti viene quando ce l'hai. Io l'ho ascoltato in cuffia e è un disco proprio che ti porta È un disco che ti altrove. porta, sì, ti fa fare un viaggio che poi in realtà ognuno fa il suo, il posto lo decidi tu. Sì, no, quello è il bello, Ed è infatti, anche la questa la musica. cosa bella. Poi io sono romagnola, quindi Deserto Rosso per me mi ha anche ispirato perché comunque lo sento abbastanza vicino. Però la differenza è che non stiamo parlando di elementi. La cosa bella del disco è che unisce gli elementi dell'elettronica con gli elementi naturali. Sì. Poi, Tra l'altro in maniera molto omogenea, poi non c'è forzatura. e un po' lo yoga è quello, nel senso che per me lo yoga, quello inteso nell'India, non esiste più. Esiste uno yoga contaminato. Il mio claim è sex yoga and rock and roll, nel senso che comunque siamo sempre uniti anche al fatto comunque occidentale della questione Certo. yoga, e quindi a questo punto prendiamolo, facciamo sì che diventi una cosa positiva e soprattutto continuiamo quel viaggio, no? E quindi come fecero i Beatles Eh sì, ti ricordi che che andavano dal andarono a mare, che dopo sì, certo, Rishikesh e con da Mia Farro e la Rishikesh sorella, poi la sorella venne insidiata e presero pure tutto quello che potevano da quel posto e hanno fatto musica loro, così dal... mi sono detta ok, come hanno fatto i Beatles, prendiamo un po' di yoga e facciamolo diventare Sì. Hai fatto qualcos'altro. una miscela, Ed è però... molto, molto contaminato perché c'è il jazz, c'è Sì, poi anche l'elettronica, la tua voce c'è la canta in mia maniera voce. diversa Sì, anche, ci ci sono dei sono. passaggi particolari. Senti, ma ti è capitato di vedere un film e poi metterti alla chitarra a scrivere una cosa? Ispirata da... Ci sono stati dei momenti, soprattutto Donna, nessuno conosce le tue intime Ah. ricchezze. È ispirato, quello ovviamente è stato ispirato, il testo è stato ispirato al fatto che ci sono miliardi di cose che le donne non riescono a dire, soprattutto nel cinema, possiamo dirlo. Beh, poi Ci sono l'incomunicabilità di sempre queste, Antonioni, ci cioè... sono sempre, esatto. Poi soprattutto la cosa che mi innervosisce un po' degli anni 60, nonostante io sia completamente in the mood, non mi piace E che continua a le, e esserlo. continuo ad esserlo, non mi piace che nei film negli anni 60 le donne sono sempre quelle che anche nei rapporti sessuali non godono mai, sono sempre no, io Sono questa lì cosa non perché la volevo devono fare. essere lì. Sì, Sì, un po' la condanno pure quando gli danno un sacco di sberle, no? esatto, tipo Monica Vitti che ne Ne prende prende sempre tantissime, che va benissimo, però è quello stereotipo, quel mondo. Ormai il mondo è cambiato, è diverso, e la sì. donna si deve dare molto di più, e quindi mi piaceva l'idea di raccontare quante infinite cose le donne possono ancora dare. È vero.
Ma vuoi far sentire qualcosa o guarda, hai portato sì. la chitarra solo per... A parte che io non esco come strumento. Sai che non esco senza... No, a proposito di le infinite cose che puoi dare, questa canzone che è il... si chiama Lullaby Divine, tipo... Bellissima, bellissima. I wait for you all my life. I wait for you to be divine. Hold on the past. Nothing that I see is a static scene. And oh, I want to be different now. When I wait for you all my life, I wait for you to be divine. Beh, questa diventa Marianne Mirage EP live at Fragas in Fabula. Facciamo tipo i bootleg dopo, eh? Grazie. Abbiamo anche il piccolo... Senti, io però sono venuta da sola, perché volevo che tu facessi anche due chiacchiere con la persona che mi ha aiutato a rendere questo disco possibile, che si chiama Marquis, che è un giovane producer che molto, è bravissimo, molto tra l'altro. Sono felice che ti sia piaciuto, perché secondo me è bello quando l'interazione si fa insieme, no? Sì, quando sì, assolutamente. Si crea un disco con degli intenti, intenti comuni, perché alla fine è l'unione che fa la forza. Quando si è ispirati, come il film è, lo sappiamo, i film sono sempre l'unione di tante menti. Eh sì, basta non una un poi. Regista basta senza una che non grande funziona. Una grande fotografia senza un bellissimo. Cioè, il mio film preferito è U-Turn, non so se lo sai, te l'ho certo, mai detto. U-Turn in versione di marcia. Che praticamente è il tuo film, il tuo e di Oliver Stone probabilmente. E infatti perché... quando ho incontrato Oliver Stone gli ho detto my favorite movie is U-Turn, e lui mi ha detto ah that's a good one, perché ovviamente... No. Oliver Stone sa che per Oliver Stone, io pure gli ho detto una volta che Talk Radio è, lui è... Però quello è un grande film. È un grande film che Jennifer non se lo... Lopez, possiamo dire Nick che non Nolte. Se lo... nessuno. Ma possiamo anche dire che c'era Joaquin... Sono bippata da solo. Che c'era Joaquin Phoenix in quel film. Mamma, e Jennifer Lopez ha 16 anni che... Sì, è... sì, sì, che era una bomba sexy. Una bomba mostruosa. Quindi veramente ci sono tutti. Cioè Joaquin sì, Phoenix sì, quello con è un grande TNT. Film, è un grande e film. E poi c'è Sean Penn. Super fresco. Oh, è un bellissimo Sean film. Penn. E tra l'altro anche la musica lì gioca un ruolo fondamentale, perché Morricone, esatto, che decide di mettere insieme questo spicy sweet. La canzone del film è sempre It's a good day for singing a song, and it's a good sì, day. E succede sempre il delirio. Lui non perde strada, si rompe un dito, lo vogliono ammazzare, deve ammazzare tutti. È vero. Quando perde il biglietto dell'autobus. Eh sì, e quelle occasioni tra perse. Io però quando ho interessato Oliver Stone gli ho chiesto Morricone, e loro devono aver avuto una lite furibonda. Ah, sì. Sì, sì, sì. Perché lui ha detto era abbastanza tosto, perché praticamente Stone voleva una colonna sonora un po' tipo fumetto Warner, Bugs Bunny, un po' così. Ah, bella, sarebbe stata ancora, esatto, più bella. Invece lui gliel'aveva già fatta e gliel'ha data. E Oliver Stone gli ha detto, ma io non è questo quello che volevo. Ah. E a Morricone non è che proprio potevi dirgli, non è questo quello che volevo. E quindi devono essersi... Ah. Però, insomma, ma amichevolmente. Comunque mi piace molto Oliver Stone. Oliver Stone è un grande, anche a me piace. Sì, molto. A me piace. Tra l'altro tanti suoi film sono invecchiati benissimo. Quest'estate noi abbiamo celebrato i 30 anni dei Doors. Forse, esatto, anche che è un film. Grande film, che sì. È quello che venne massacrato. È interessante vedere che i film invecchiano bene. Ma assolutamente. È una bella idea, beh, esatto. Come la musica. Ma il alla nostro amico Carlo Verdone è... dice una cosa, dice il più grande critico che esista è il tempo. E se tu ci pensi è vero, perché dopo 20 anni tu guardi una cosa, certo. Cioè tu pensa a tanti dischi degli anni 80, oggi suonano che non riesci neanche a sentire. Non riesci a sentire. Mentre quelli dei 70... È perché erano fatti bene. Esatto. Senti, che spettatrice è Marianne Mirage oggi? Wow. Quando ti sbrachi sul divano cosa guardi? A parte che sbracarsi mai, mai nel senso mai. Non è che c'è questa cosa. Quando ti appoggi sul divano in maniera elegante. Allora, è una spettatrice che ha bisogno degli occhiali, perché non ci vedo da lontano. Ah, ok. E mi piace anche vivere in questo modo offuscato, quindi cioè, fa non, parte per della non per forza devo avere gli occhiali. E, è un'attrice, cioè è una sicuramente è una spettatrice attenta alle cose che gli piacciono, e quindi molto disattenta quando una cosa non gli piace. Ci sono tantissimi okay, film dopo che per 10 minuti. Sì, mi piace riguardarmi i film, quindi vederli anche tantissime volte. Ah. Come By Your Name credo di averlo visto 10 volte.
perché ci sono sempre degli aspetti nuovi che puoi vedere, quindi anche perché È la quando tu canzone di Sufjan Stevens? sì, è proprio quello, esattamente A quello, scriverla la proprio quello, canzone, soprattutto nei momenti giusti, eh? Sì. quando Perché poi è anche quella la cosa, poi se sbagli il esatto. timing. Per quello che va, bisogna rivederli i film, perché è ovvio che tutti insieme tu hai questa visione dell'immagine, questo che ti sta raccontando, e ovviamente la musica non la senti neanche, perché sei talmente trasportato in quel momento che per sezionare quello che hai visto hai bisogno di rivederlo, Sì. personalmente io, perché quello che mi arriva è sempre un impatto forte e poi lo devi capire. Un film che mi è piaciuto anche adesso è Martin Eden, che anche in Ah, questa cosa Pietro qui, Marcello, che è anche Pietro cioè la Marcello. fotografia, la musica, tutti insieme lì avevi bisogno un attimo di, anche il lavoro E attoriale beh, Luca Marinelli. di Luca Marinetti lì è stato forte, quindi hai bisogno un attimo di rivederlo. Anche quel film lo sono rivisto 3 o 4 volte perché dovevo rimettere Metterlo a insieme i fuoco, pezzi, tutto. esatto. Senti, siamo qua in una boutique artistica tra profumi e tante essenze. Se dovessi associare questo disco Mirage a un profumo, cosa? Eh? Non te l'eri No, preparata mi piace, ma questa? guarda che non mi preparo niente perché mi piace sempre tutto real. Non mi piace, io anzi, se le preparo vengono male, Esatto, quindi fai meglio non viva. prepararsele. Ma allora tu hai aperto il discorso oli profumati, io sono anche diventato un insegnante di yoga, quindi per Beh, me quindi è ormai proprio. ci Cioè. vivo, vivo nelle in mezzo alle pietre, in mezzo. Allora, è un olio, allora, il colore è l'arancione. Eh beh sì, È il come secondo copertina. chakra, sì, la copertina è il secondo chakra, il chakra della sensualità, della forza vitale, quindi stiamo parlando di un calore, quindi sicuramente stiamo parlando dell'estate, stiamo parlando del gelsomino, Ah. dell'arancio, della vaniglia, del patchouli. Tutto messo Eh sì, diciamo insieme. che è sempre, non è mai solo un profumo, sai che i profumi sono fatti a piramide? Te l'hanno mai No, detto? sto bleffando. E quindi Sì, lo praticamente so. devi preparare la base, che è quella che è la nota Ah, e poi che... si Sì, costruisce. esatto. Quindi sicuramente il gelsomino che crea la base sotto. Alla fine è tutto uguale, la musica si costruisce nello È stesso modo, un vero. film si costruisce, i La profumi... vita si costruisce così, perché Sì. fai la base e poi sali. Che perla che ti ho lasciato, ma Ragazzi. che perle l'hot corner. Senti, Mariano, facciamo un gioco. A me Vai. ci piace fare i giochi qua. Ti suona il telefono, è Sì, un pronto? regista che ti dice: Marianne, Mamma mia. voglio te per la Guarda mia che non avevo... prossima colonna sonora. Chi vorresti che fosse? Non Come vale Oliver Stone, te la sei già giocata quella no? per. No, l'hai già giocata, è troppo ormai. Oddio, chi può essere? Ma allora, sinceramente, ce l'ho qua con Sorrentino da una vita, perché comunque Sorrentino è un grande amante della musica. E poi riesce a piazzare le Riesce, canzoni cioè, nella è molto maniera. bravo nella musica, quindi Sì, le sicuramente a valorizza. me piace molto la sua visione della musica. E non mi piace quando un regista non ha una visione della musica, perché è come se gli mancasse sempre un Sì, pezzo. è vero. Quindi sicuramente mi piace l'attenzione, ci siamo anche conosciuti, abbiamo avuto modo di parlarne un sacco di musica, quindi mi piace la sua Quindi se attenzione. Paolo Sorrentino chiama, Tu l'hai visto l'ultimo rispondi. film? Sì, certo, a Venezia. Io voglio Tra vederlo. l'altro all'Hot Corner è venuto Filippo Scotti, il protagonista del film. Ho sentito grandi Sì, cose. sì. Beh, ma io sono un sorrentiniano, quindi insomma, faccio fede. Sei stato Senti, ma ci felice. fai sentire un'altra canzone e poi ti faccio l'ultimo gioco? Ti va? Cos'è questa? Non lo so. Ah, Non lo sembra so. l'attacco, sembravi Audrey Hepburn con Moon River alla finestra. Oh, sì, esatto. Sì, beh, con questa tenuta sembra molto Esatto. Moon River. Che pezzo. Cos'è Moon? Lei poi disse che aveva l'ukulele addirittura. Sì, Così. vabbè, perdonami, ma No, no, amore. cosa vuoi che ti La prossima volta canto? facciamo una cosa tipo jukebox. Io dico una cosa così e tu Ah, sì, provi. mi piace, divertente. Allora, ah, sai che c'è una canzone che mi piace moltissimo di Andrea Laszlo De Simone, non so se la Ah, certo, come conosci. no. Lui è bravissimo, tra l'altro. Vivo, ma non ho scelta né un motivo. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Ah, ti conviene.
cogliere il tempo che rimane prima che smetta di bruciare dentro il tuo cuore anche il più piccolo ideale che sta tremando di terrore. Bellissimo, lui è un grande autore, tra l'altro. È un grande autore, secondo me questa canzone d'autore è bella da associare nei film. È sempre... È un suggerimento questo. È un suggerimento al mettersi insieme gli artisti per creare delle cose belle. Io già gliel'ho detto a Andrea Laso, che mi piace come scrive, e già questa canzone ti racconta una storia, sì, cioè vero, già ti fa vedere è un film, già... Comunque è bella questa cosa che dici dell'unione, è vero? Mettere sì, insieme delle persone per soprattutto dopo la dopo divisione, divisione, dopo la pandemia, no? Ma invece... ce lo insegna il cinema. Ce lo insegna il cinema che non esiste un artista fatto e finito, anche le band, no? I Queen, quando vedi che si sciolgono, che vogliono ognuno fare le proprie cose, sì, poi non riesco, funziona mai. Perché l'alchimia è come la piramide del profumo, è la stessa cosa, sempre... sì. Senti, ma ti faccio l'ultimo gioco, allora... Questa sera puoi fare una cena a casa tua, cucini tu come vuoi. Succede sempre, sì. Esatto. Ho anche i capperi di Salina. Perfetto, allora metti i capperi in mezzo al tavolo e puoi invitare quattro persone dal passato, presente, da Mamma, Napoleone fatica, a Oliver Stone. Quattro. Vabbè, allora Jim Morrison ci deve essere, se no la festa capotavola. Non parte. Capotavola. Jim Morrison con i capperi di Salina, che già... come immagine molto spicy. Ok, poi posso chiamare, vabbè, Mariangela Melato. Allora, mi piacerebbe tantissimo con Jim Morrison che flirta Jim con Morrison, Mariangela Melato, sì. E poi, oddio, che domande, veramente sei tremendo tu, perché ovviamente chiamerei tutti i musicisti, mi piacerebbe avere Janis Joplin di fianco per farci almeno quella serata di whisky con lei. Guarda, ho smesso di bere, ma con lei ricomincio. Eh beh, sì, con Janis Joplin. Cioè, vabbè, dai, Janis Joplin, li chiamerei Jim tutti, Morrison, li chiamerei tutti. Jimi Hendrix, facciamo la festa con la J. Jimi Hendrix, eh sì, io G, loro J, e ci siamo. E capri di Salina, e capri di Salina, via, una pasta, basta che una pasta. Sì. Maria del Miraggio Lot Corner, la prossima volta dove ci vediamo? Chi lo sa, al cinema. Anche, chi lo sa, ma cinema o anche Lot Corner da qualche altra parte. A Salina, la prossima volta portiamo Lot Corner a Salina. Wow, giù, assolutamente. E facciamo, dai. Grazie per essere stata con noi.